Ci dovremmo essere. Lore, Sì. partite un attimo che io mi devo riprendere un secondo. Non ho ancora finito di lavorare oggi. No, no, dopo c'ho un paziente, sicché sono qua per Ah, mezz'ora. ottimo, ottimo. Perfetto. Ciao, ciao a tutti. Allora, oggi, questa sera, abbiamo con noi un altro gradito ospite. Lui ha indossato la maglia gialla per 8 giorni al Tour de France 2009, il tour che poi ha vinto Alberto Contador. 16 vittorie da prof e Rinaldo Nocentini. Ciao Rinaldo. Ciao, ciao a tutti, Ciao buonasera. Noce, facciamo Noce, facciamo prima. È il noce. Diciamo Allora, partiamo subito. la vera maglia gialla di quel Tour de France, direi, dai. Esatto. Chi è Contador? No, nessuno, nessuno. No. Una Noce lo sorpresa, diciamo che è una sorpresa di quel tour, Contador. stai seguendo il tour? Ti piace? Hai visto la tappa di oggi? Che ne dici? Sì, lo sto seguendo, lo sto seguendo. Diciamo che il ciclismo lo sto praticando poco, però lo sto seguendo. Seguo tutte le gare in TV e il Tour de France sono tutti i giorni presente. E diciamo che, dai, mi è piaciuta, devo essere sincero, fin dall'inizio ho sempre tifato Pogačar, perché poi quando arriva un campione così, t'affezioni piano piano. Però penso che in questo momento ci sia un grande Vingegaard con una grande squadra. Pogačar purtroppo ha sofferto anche la mancanza di tanti corridori andati a casa per il Covid o altre cose, e adesso in questo momento Vingegaard è difficilissimo da staccare. Ma te Rinaldo lo conoscevi Street Fighter, il giochino anni 90? Ti ricordi Sì, Street Fighter sì, 2? sì, sì, sì. Quello che ci si dava le botte. Sì, faccio vedere queste immagini perché dopo l'ennesimo ritiro non so, la vedi a schermo? Ok, questa era l'home page di Street Fighter quando dovevi scegliere il personaggio. combattente. Quelli grigi Sì, sono sì. quelli che sono stati uccisi, tra virgolette. Infatti c'è Bennett, Hirschi, praticamente, vabbè, c'è, ma è come se non ci fosse. Esatto. No, però a parte Sì. tutto. È un po' un duello, no? Tra queste due squadre, tra questi due corridori e soprattutto, cioè, Pogačar c'ha una squadra decimata. Diciamo che senza squadra quasi, a parte oggi che abbiamo visto una tappa, un grande McCarthy che ha fatto un lavoro strepitoso, però ecco, anche il giorno che ha preso quasi 3 minuti da Vingegaard, secondo me, se aveva la squadra al completo, poteva lasciare stare tranquillamente Roglic, lasciarlo andare via, stare tranquillo, fare riavvicinare tutta la squadra e poi farla tirare per provare a limitare i danni, però essendo solo, secondo me è un po' esagerato, però bisogna capirlo perché comunque sia non poteva, diciamo che non poteva contare su nessun altro, ecco. Posso fare subito una polemica, Rinaldo, ma ai tuoi tempi, che poi va bene, è che correvi negli anni 80, voglio dire, fino a 10-15 anni fa, no? Sì. Ma cioè, a me sembra che ci fosse più lotta per la maglia Pua. Ora sembra che la maglia Pua non freghi niente a nessuno. È già 2 anni, forse sarà il terzo che la vince uno dei primi in classifica, perché anche oggi, cioè, con tutto il rispetto per Geschke, no? Che è quello col barbone, che c'ha la maglia qua adesso, che è compagno di squadra di Benjamin Thomas, che era in live con noi l'altro giorno. E con tutto il rispetto, ma Geschke non è uno scalatore. Cioè, la maglia al Tour de France siamo sempre stati abituati a vederla addosso a gente che attaccava, Virenque, Barguil, no? Uno a caso. È un po' Bardet. strano. Bardet. Bardet, sì. È strano che quest'anno ci sia veramente poco interesse. Cioè, una maglia Pua 10-15 anni fa, quanto valeva paradossalmente? Vincere una maglia Pua come vincere una Tirreno Adriatico? Più o meno, come prestigio? Ma ti dico la sincera verità, forse anche di più, forse anche di più, perché ricordiamoci che il Tour de France comunque sia è l'appuntamento, uno degli appuntamenti più importanti che ci sia al mondo, con il calcio, con il tennis, è uno degli appuntamenti più importanti al mondo, e la maglia Pua è una maglia comunque sia veramente importante, però c'è da guardare una cosa, che stavo guardando le classifiche poco fa.
che anche Pogacar e Vingegaard non sono lontanissimi. Domani la tappa rischia di vincere la classifica. Ma negli anni addietro non era così. Negli anni addietro c'era molta più battaglia tra gli uomini fuori dalla classifica per andarsi a giocare. C'era l'altro giorno su Eurosport, c'era una discussione tra Gregorio e Moser e Moreno, che praticamente Gregorio diceva: a me non piace che un corridore primo, secondo, terzo in classifica vinca in automatico senza volerlo, perché questo è vero. La maglia è brutto, perché la maglia Pua deve essere un qualcosa di cercato, che aspiri a vincerla, che va in fuga, ti fai un culo tanto per fare quello sprintino anche su quel gran premio della montagna sconosciuto, ma che poi sono quei tre punti fondamentali che ti permettono di vincere la maglia Pua. E quest'anno invece non si sta vedendo sta roba qui, anzi chi ce l'ha è tutto fuorché uno scalatore, cioè Geschke è un corridore, ma non è uno scalatore. È strana sta cosa qui. Ma sinceramente, se sicuramente avete guardato gli ultimi tour, sta succedendo veramente da qualche anno. Ora tema rammentato Virenk era uno che comunque sia vinceva la maglia Pua, faceva quinto, sesto in classifica, comunque era lì. Diciamo che siamo abituati a vederla comunque sia indossa uno scalatore, e non succede da molti anni, perché comunque io l'ho vista indossare anche a persone che con la salita non ci incastrano niente. Io penso che quest'anno sia stato un tour molto strano, molto tirato, e alla fine hanno avuto poca possibilità di guadagnare punti nelle salite dove li assegni veramente pochi. E dopo arrivi magari in un arrivo come oggi, o nella salita prima assegni 20 punti, gli altri ce n'hanno 40 e sei già dentro. Un uomo di classifica come Pogacar o Vingegaard fanno velocemente a montarti addosso. Soprattutto perché da un lato molti scalatori non hanno avuto le gambe per stare dietro a quei due che fanno semplicemente un altro sport in questo momento. Un altro sport, bravo. E dall'altro lato, quei pochi che ci sono magari hanno puntato a fare più classifica generale, vedi Quintana, vedi lo stesso Boudou, che non è proprio uno scalatore. Guarda, Menties, te ne dico uno, Menties era uno che era lì in classifica come la maglia Pua, e poi in realtà ora sta cercando di tenere la top 10. Guardate, questo è uno spunto interessante, no? Juventus Analytics, che nome... che sicuramente analizzerà i punti che farà la Juventus quest'anno. Pogacar, perché ha fatto quello scatto in cima al Valluron? Mancavano 300 metri al Gran Premio della Montagna, 200, no? Quindi Vingegaard non l'avrebbe mai staccato, oppure anche se lo staccava di 5 metri c'era la discesa. Ma dite che l'ha fatto per la maglia Pua veramente? Ma non lo so, perché comunque non vorrei che lui desse già il tour perso, o comunque difficilmente, cioè lo vede correre Vingegaard tutti i giorni, lo vede se lui è in difficoltà o meno. Oggi ragazzi, Vingegaard, a parte sulla volata secca che Pogacar... Totale controllo. Oggi è controllo. Lì non c'è assolutamente problema. Mi viene il pensiero che Pogacar dice: oh ragazzi, maglia bianca, maglia Pua per 3 anni di fila, perché la maglia Pua è 2 anni di fila che la vince, questo sarebbe il terzo, la maglia bianca idem, 2 anni di fila, questo è il terzo... È il primo nella storia a fare 3 triplette di maglia bianca e maglia Pua. Dici te, vabbè, io un record lo butto lì, no? Perché no? Ecco, a questo punto. Ci può stare. Io ti dico la sincera verità. Io all'inizio avevo pensato quasi che... Dice, provo, se lo trovo un pelino in difficoltà, riesco a guadagnare quei 10-15 metri, poi mi butto in discesa e provo a fare la differenza. Però ecco... vedendo la discesa che è stata fatta, mi sembrava più tranquillo Vingegaard in discesa che i due della UAE. E dopo, su questa cosa qui, ci ho pensato anch'io, ecco, che avesse fatto questo scatto proprio per provare a prendere la maglia Pua a questo punto. Perché Pogacar è un pigliatutto, nel senso, quando può vincere, vince. Quindi mi viene a pensare, oh, voglio prendere la maglia Pua, la vado a cercare. A questo punto qui è probabilissimo. Gli farebbe onore, darebbe un valore aggiunto. Cioè, non è una roba capitata per caso. È una cosa voluta e quindi tanto di cappello. Poi fai comunque sia, sei stato battuto da Vingegaard, ma fai sempre seconda al tour. Maglia bianca, maglia Pua... Ora, perché noi si arriva che ha vinto 2 tour di fila, cioè ci aspettavamo che ammazzasse il tour anche quest'anno. Però se alla fine vai a vedere, fai seconda al tour, maglia Pua, maglia bianca, vuol dire che sei giovanissimo ancora, 3 tappe vinte, è un bottino comunque sia, non da,
non da fenomeno, a prescindere. Da fenomeno, bravo, sì. Sì. E Vingegaard poi, quello che... Scusa Fede, scusa. No, una giornata storta ha avuto, per forse tanti vari motivi, poi alla fine... Negli anni capiremo se è l'altitudine, se è stato stressato dai jumbo, se si è alimentato male. Ci sono 3, 4, 5 motivi plausibili per quella pseudocrisi di Pogačar. Vediamo se poi ricapiterà in futuro. Io l'ho visto quel giorno lì, l'avrete visto anche voi. Sì, sì. E secondo me è stato un errore suo per aver rincorso tutti senza motivo. Sì. Lui doveva rincorrere solo Vingegaard a quel punto. Lascia andare Roglic, che già avevi visto che non ne stava bene, non era il Roglic degli altri anni. In più, comunque sia, lascia andare Roglic, hai il tempo di far rientrare la tua squadra, inseguirlo tranquillamente, prendere un ritmo normale e arrivare fino all'ultima salita. Due, secondo me, può essere anche che si sia alimentato bene, perché quel giorno lì io ho visto i pantaloncini, erano tutti bianchi. Sì, lui perde molti sali. Eh? Sì, erano molto bianchi. Però è vero, quel giorno sì. Sì, che non ho visto in questi altri giorni, per dire. Io questi altri giorni ci ho fatto caso, non l'ho visto questa cosa qui. E quel giorno lì sì. Secondo me c'è stato più di un fattore queste cose qui. La mancanza di tranquillità perché la squadra era decimata. La mancanza di controllo corsa sua, perché come ripeto, se ero io, con le sue gambe lasciavo andare Roglic. E terzo, per me è possibile che si sia alimentato male quel giorno lì. Poi alimentato male in concomitanza con l'altitudine, in concomitanza con il caldo. Sì. Sono tre fattori, sì, no? Infatti, se ti ricordi bene, la tappa dove ammazzò il Tour l'anno scorso era una tappa dove pioveva tanto. Quindi sì, quando piove e è un po' freddo, chiaramente gli elettroliti che perdi sono completamente diversi da quando è una giornata calda e sei a 2000 metri. Sì, a lui gli è mancata quest'anno, comunque, una giornata così. Sì, quello è vero. Quello è vero. Magari ora non mi ricordo se Vingegaard va anche lui bene con la pioggia, con un po' di freddo, però Pogačar lo sappiamo che va bene con quelle situazioni climatiche. Vingegaard è molto magro, è un ragazzo molto magro, vedendolo così, e la potrebbe soffrire una giornata del genere. Quest'anno a Pogačar gli è mancata molto una giornata di pioggia o con un po' più di freddo. Io trovo delle similitudini, poi sono due corridori diversi, no? Perché uno dava spettacolo, attaccava, l'altro ora sì, ha dato lo spettacolo in una tappa, ora come già si pensava si sta limitando a fare poco, a controllare, magari forse domani, secondo me domani Vingegaard qualcosa... Sigillo, dai, ci sta in maglia gialla. Qualcosa proverà a fare, io l'ho detto, Utakam è la tappa che Vingegaard proverà, non so se vincerà, ma a staccare Pogačar per mettere quei 30-40 secondi in più, secondo me, ci proverà. Però trovo delle similitudini, Noce. Questo viene dalla Danimarca, dove la salita più alta è alta quanto, non so, il cavalcavia di Fornaceto, 20 metri. Sta a 10 metri sul livello del mare, è paradossale che questo qui sia un fenomeno in salita, un po' come lo era Pantani che abita a Cesenatico, praticamente un paese sulla riviera. È paradossale, noi siamo abituati a vedere gli scalatori che stanno in provincia di Bergamo, nella Val Bembana, come dice Vladimir Belli, anche Nibali, no? era un caso atipico, no? Uno che viene da Messina, un'isola prettamente a livello del mare, uno scalatore. Ci sono un po' sti casi che sono paradossali, però sono belli, no? Onestamente. È che adesso il ciclismo è cambiato molto. Cioè, una volta se stavi, come hai detto te, se stavi in Danimarca, salite non ci sono, ti allenavi sempre là, era difficile anche quasi uscire, a parte le gare. È che adesso le squadre sono organizzate. Te, quando non corri, passi, io penso in un anno passerai 3 mesi buoni a allenarti in altura o al Teide o comunque sia nelle montagne, sicché comunque sia riesci a organizzarti anche se sei portato. Poi se ci portavi me, mi potevi portare anche 8 mesi a allenarmi in montagna, in cioè diciamo che per questi grandi giri non sarei mai stato... Però te eri un prospetto, da giovane avevi un po', no? L'indole da... Poi non sei stato un altro tipo di corridore, però sì, giovane... Ma quando, come diceva Bettini, quando finisce gli olivi che non le vedi più, ecco, è finita la situazione per noi.
Sono colline, no? Gli olivi. Le colline, sì. Dopo quando inizia a non vederli più, inizia a aver paura che... No, questi sono corridori comunque sia portati per queste grandi salite e come torna a ripeterti, comunque sia le squadre adesso sono organizzate, ti tengono a 2.000-3.000 metri 3-4 mesi l'anno, riescono comunque a organizzarsi per queste cose. Poi devi essere portato e Vingegaard sicuramente è un corridore portato per fare queste cose. Ti chiedo una cosa tecnica, questa è una cosa che secondo me anche in chat piacerà come domanda. Bjerg. Allora, un corridore che in salita non ha mai fatto niente, un buon cronome, un buon passistone, ma non ha mai fatto nulla in salita. Com'è possibile che gli sono rimasti tre gregari? Uno è meno mato che Hirschi, che Polino non sta bene, sì. È lì giusto per penso li porti la colazione la mattina a tutti, perché questo fa Hirschi, purtroppo. Ah, è vero, io fa... prima ho detto McCarthy, ma è Bjerg, sì, hai ragione. No, anche McNulty. Allora, McNulty sì. Oggi nell'ultima salita e nel Valluron ha fatto un lavorone, ma Bjerg prima okay. Ha tirato tanto, cioè hanno fatto due sì, lavoroni. Sì, solo, sì, sì, sì. Solo McNulty qualche numero ha dimostrato di averlo, però secondo me è un buonissimo gregario e finisce lì McNulty. Bjerg è un gregario, ma di un altro tipo, un ottimo gregario, ma da pianura. Vederlo lì che mi fa un paio di salite in testa, comunque una salita in mezzo, e stacca quasi tutti, cioè ha fatto una selezione, sono rimasti una ventina nel gruppo. Cioè, com'è possibile che questo qui, perché che, chiaramente è un lavoro che doveva fare McNulty, Maika e Soler, chiaramente due sono saltati, gli rimane solo McNulty, e quel lavoro lì l'ha fatto Bjerg. Cioè, dove l'ha trovata l'energia? Ma io secondo me, è successo anche a me qualche volta, secondo me è la testa, la convinzione della squadra, la convinzione di Pogačar che magari ti dà quelle energie. Poi lo sai cos'è? Che te ti metti in testa, fai il tuo passo forte e alla fine di tutto questo ti giri indietro e magari ci è rimasto 10 corridori, non lo sai neanche te come può succedere una cosa del genere delle volte, non... diciamo che è inspiegabile. Diciamo che è inspiegabile, perché come dici te, anche io non avrei mai pensato che uno come Bjerg poteva fare un lavoro del genere oggi, avendo anche solo tre compagni di squadra. Ma allora, Di Leo scrive: erano salite ridicole al 7%. Allora, a parte siamo in terza settimana, Nicola. Bravo. E comunque, se metti. Cioè, le salite di oggi sono salite comunque che superano i 6-7 km, gli 8 km, quindi comunque sono salite. Siamo sui Pirenei, c'è caldo, anche se non è una cosa caldissima. Ma poi 6-7% non sono i 3 o i 2-3%, 6-7% è salita, eh. Ma poi, cioè, un conto è tirare il gruppo di 50 corridori, un conto è fare selezione nel gruppo, cioè sì. Andare davanti con 50 corridori e poi mollare e ce ne sono 20 dietro, vuol dire che sì, hai fatto staccare 30 corridori, quindi è quello. Io più che McNulty, a me oggi ha sorpreso Bjerg, che ha fatto il lavoro che doveva fare, che ha fatto McNulty fino a ieri, poi sì. McNulty ha fatto il Maika della situazione, quindi anche lui è stato bravo perché si sono alternati. Non è facile trovare le energie per fare oggi, il lavoro. Però McNulty è andato oltre le previsioni, perché nessuno si aspettava che facesse un lavoro del genere. Ha fatto il suo lavoro da gregario, però ragazzi è rimasto solo con i primi due della generale, ha staccato, è arrivato tutti, terzo. Sì. Avevo due domande veloci, la prima è se questo tour ti sta divertendo e la seconda noce, se non ricordo male, Romain Bardet è stato tuo compagno di squadra alla Gézère, giusto? E sembrava ieri che aveva detto lui che addirittura era quasi vicino al ritiro se non ci fossero stati i suoi compagni di squadra. Oggi si è ripreso, ha riguadagnato qualche posizione, e raccontaci un po' di lui e che cosa secondo te può fare ancora in questo tour, perché è sfigato così e perché è sfigato, perché ne ha sempre una. Lui e Pinocchio hanno una sfiga addosso, cioè questi, io lo dico, non vinceranno mai niente, cioè di grosso non vinceranno mai niente, perché hanno gli la anni sfiga buoni addosso. Sono andati, poi mi sa. Hanno avuto e hanno la sfiga addosso, dai. È così. Io la mia idea, che è uguale a Lorenzo, che gli anni buoni sono andati, il motore secondo me è arrivato al limite, i suoi chilometri l'ha fatti. E cambia la cinghia. Sì, ma è uguale. Secondo me, ecco, è difficile, sarà difficile rivederli per lottare
per un grande tour. Possiamo vedere tappe buone, però dopo vedi tappe male. E come ritorniamo prima, come prima la domanda della maglia Pua. Io se ero Thibaut Pinot o Romain Bardet, provavo a questo punto anche prima a prendere qualche punto per la maglia Pua e poi vedere come andava la situazione. Però ecco, io ci sono stato con Romain, è un bel corridore, è venuto fuori molto giovane, è un grande corridore, però io penso che adesso il motore ha raggiunto il limite e per lui sarà difficile riprovare a fare una grande classifica in un grande tour. Ma no, penso anch'io. E sul divertimento del tour, comunque è una corsa piacevole, no? A differenza magari di un'altra corsa che c'è stata quest'anno di 3 settimane, che ci ha un po' annoiato, a dire la verità. Ma il divertimento del tour quest'anno è stato la giornata storta di Pogacar, ma no, perché io sono contento, però ha contribuito al divertimento del tour. Avrei sperato che quel giorno lì prendesse magari non 3 minuti, ma magari 1 minuto e mezzo, sarebbe stato ancora più bello, perché dopo c'è la cronometro di 40 chilometri, sicuramente Pogacar può guadagnare tanto su Vingegaard, ma se non riesce a guadagnare neanche 30 secondi, il tour è finito qui. Ma secondo te è la maglia gialla che ha dato a Vingegaard questo potere di non farsi staccare, oppure a prescindere dalla cotta che ha preso Pogacar, comunque ora magari poi domani abbiamo la risposta, perché domani magari piazza un attacco, gli dà 1 minuto a Pogacar e allora sappiamo abbiamo capito sì, tutto. Sì, sì. Però prima di domani, no, alla luce di quello che abbiamo visto fino ad oggi, a parte la giornata storta di Pogacar, dei due è semplicemente quella giornata, perché Pogacar ha attaccato sempre fino al Granon, sul pavè, le volatine, qualsiasi tipo di sprintino, faceva tutto, poi ha preso 3 minuti sul Granon. Vingegaard ha avuto sì la sfiga sul pavè, grazie a Van Aert ha limitato i danni a 15-14 secondi, e poi però è stato molto più guardingo a sprecare troppa energia, ha fatto un attacco, l'ha fatto buono e poi sta mantenendo ora. Quindi chi dei due si merita veramente sta vittoria? A prescindere da cosa accadrà domani. Ma io ti dico la sincera verità. Secondo me a questo punto del tour, a vedere il tutto se la meriterebbe. Pogacar, per lo spettacolo che comunque dà, è diverso come corridore da Vingegaard. Però non penso che la maglia gialla abbia dato morale o qualcosa in più a Vingegaard, perché comunque sì, aveva neanche 40 secondi Pogacar e come hai detto te, ha avuto sfortuna sul pavé, qualche volatina, però non è mai riuscito a staccarlo Vingegaard, veramente. Se andiamo a vedere Vingegaard perché ha staccato veramente Pogacar, poi possiamo pensare una giornata storta, però sto pensando anche che Vingegaard, avendo 2 minuti e 20, 2 minuti e 18 adesso, secondo me anche domani è difficile che attacchi, perché giornate calde, siamo a fine tour, andare in crisi, provare ad attaccare Pogacar e andare in crisi magari ci vuole anche un attimo, perché magari pensi di stare benissimo, ma in un attimo ti ritrovi nel baratro. Avendo 2 minuti e 18, lui può aspettare tranquillamente la cronometro di 40 km, per me. Poi, se nella cronometro di 40 km perde 3 minuti, quello è un altro conto. Però è talmente avanti adesso, e Pogacar, per me, vedendo oggi e vedendo le tappe prima, non, è difficile che lo stacchi, anzi è impossibile. Ti faccio un appunto, Rinaldo, due arrivi uguali, perché l'esito è identico, primo e secondo alla planche de Belfis, primo e secondo sul Peragut di oggi. C'è una grossa differenza però, e questo fa capire tanto. Poi non so il motivo per cui è così, però alla planche de Belfis scatta Vingegaard, Pogacar lo riprende, lo supera sul traguardo, Pogacar tranquillo va da massaggiatori, Vingegaard mette il piede a terra 20 centimetri dopo la linea del traguardo, sfinito. Oggi
quello a terra, quello a terra piegato ha vinto, ha sempre comunque vinto, però oggi ha dimostrato che per superare Vingegaard ha raschiato veramente il fondo del barile, cosa che non aveva fatto alla Planche de Belfis, quindi qualcosa è cambiato. Ha pur sempre vinto perché sicuramente ha una dote di scatto secco dei 50, 100, cioè 50 metri, a prescindere che sia pianura o salita, superiore a gran parte del gruppo, questo si è visto. Però oggi per vincere su Vingegaard forse pagherà anche domani questo scatto finale, non lo so. Però veramente, cioè, lui si è buttato a terra, cosa che non aveva mai fatto ultimamente. E Vingegaard invece era, sì, ha perso, ha dato tutto anche lui, però era molto più tranquillo rispetto a Pogačar a livello di reazione. Quindi questa è una grande differenza a distanza di 10 giorni. Ma io penso che Vingegaard è abbastanza tranquillo, anche perché si stacca Thomas, che è il terzo in classifica. Hai un minuto e mezzo, adesso non mi ricordo. E tu sull'ultima salita non provi manco un mezzo attacco, per vedere se magari becchi Vingegaard un po' in castagna, un po' messo male. Non ha provato mai. Vuol dire che lui, secondo me, o aspetta domani, dà tutto domani, o sa già che questo non lo stacchi, non lo puoi staccare. Oppure era talmente al limite anche lui che ha detto: se provo uno scatto rischio di saltare pesantemente. Però quello che penso io, o sei lì per vincere il tour, se sei per fare secondo, cioè, tanto Geraint Thomas, che era quello più, un pochino più pericoloso per la cronometro, diciamo, di 40 km, sai che io poi non so le ammiraglie, quello che, però l'ammiraglia, io, se ero io, gli dicevo: guarda, Geraint Thomas è messo a 1 minuto e mezzo, fallo un mezzo scattino, magari non dare neanche tutto, però vediamo se lo troviamo in castagna, almeno uno. Però lui non ha fatto uno scatto, ha aspettato la volata, si è accontentato di vincere la tappa, ma così il tour non lo vinci. Poi magari domani ci sbugiarda tutti, domani sull'ultima salita attacca, prende, perché a lui gli basterebbe anche 1 minuto. Allora affronti l'ultima cronometro di 40 km con 1 minuto e 10 secondi, ti puoi ancora provare a lottare il tour. Però oggi l'ho visto un po' in rimessa, secondo me ha capito che questo qui non lo stacchi neanche con le buone. Oggi alla luce dei fatti noi ci ha fatto uno scatto solo a 300 metri da GPM, sì, di Valorò, sì, e la volata. Sì, però se in 3 guadagni 4 secondi, se vinci te la tappa, lui fa secondo, guadagni 4 secondi. Cioè, non è per andare a vincere il tour. No, probabilmente non ne aveva, cioè è anche lui al lumicino, cioè senza ombra di dubbio, se no, conoscendo Poga, c'era uno che comunque quando ci provava, certo. Vuol dire che anche lui... È strano che, voglio dire, a un certo punto a me sembrava che McNulty lo mettesse in difficoltà Pogačar col ritmo che stava facendo. Poi è una sensazione. Poi sai, anche lì magari uno bleffa, uno... Boh. Tanto domani avremo tutte queste risposte, perché domani è l'ultima prova. O vai o non vai. Questo è quanto. Berta, buonasera. Buonasera. Noce, sei col microfono disattivato? Sei muto. Sei muto, ti sei mutato. Adesso? Adesso vai. Adesso è ok. Okay. No, ho visto una domanda in chat che mi interessava approfondire, vista la sua esperienza con la squadra francese per diversi anni. Tu sei stato, anzi, loro sono stati i tuoi compagni di squadra, Riblon, Perrault, John Gadré. C'è un corridore, lo stesso Bardet abbiamo detto prima, c'è un corridore, insomma, secondo te, che poteva fare molto di più o che ti ha sorpreso in senso positivo, nel senso che ha fatto anche troppo rispetto alle previsioni della vigilia di una corsa? Mi viene in mente un Perrault che ha fatto podio al Tour de France, tanto per dirne uno. Diciamo che forse sì, forse Perrault è quello che m'ha sorpreso un po' più di tutti, perché Roman anche lui un po', perché quando è arrivato non pensavo che poteva essere un corridore a questo livello, però mi ricordo che l'hanno preso, che lui era, non mi vorrei sbagliare, mi sembra la Lotto, non mi vorrei sbagliare, a una squadra così, e io mi ricordo che si parlava con altri compagni di squadra che si diceva: ma chi hanno preso? Ma era quasi uno sconosciuto.
E invece già dal primo anno che era con noi un po' l'avevo capito, perché lui faceva mountain bike e a cronometro andava fortissimo, e nelle salite sinceramente mi sorprese subito, e io lì non pensavo, perché lui ha fatto seconda un tour, e non pensavo che poteva arrivare a un livello in quel modo, alto in questo modo, però avevo visto che poteva fare grandi cose, mi ha sorpreso molto lui, sì. Poi corso anche con Carlos Betancourt, che è un'eterna promessa, che è rimasta promessa del ciclismo sudamericano. Sì, io lo sento ancora Carlos, ogni tanto ci inviamo dei messaggi, e adesso è in Colombia, ma secondo me lui era un grande campione, poteva essere un grande campione, diventare uno veramente importante, però ha scelto... Secondo me la fatica non gli piaceva poco. Mi piaceva poco, ha fatto... Era allergico. Era allergico parecchio, sì. Beh, ha avuto dei momenti con lui, che poi era anche un bravo ragazzo, aveva il suo carattere, però era anche un bravo ragazzo. Però lui ha fatto i suoi 3-4 anni, fatti bene, ha guadagnato un po' di soldi, e dopo gli mancava tanto, devo essere sincero, gli mancava tanto la Colombia, lui, la famiglia. Poi ha avuto un bambino e ha deciso, diciamo, molto prima del tempo di smettere con il ciclismo. Però ecco, io penso che sia uno dei corridori più forti che ho visto nella mia carriera. Ci sono tanti colombiani, ma questo secondo me poteva fare molto più di quelli che stanno facendo adesso gli altri. Guardiamo un attimo cosa ha detto Visconti sulla tappa di oggi, giusto in anteprima. Ciao a tutti amici, 17ª tappa a Tour. Devo essere sincero, mi sono un po' annoiato ed è brutto che lo dica io, che ho corso in bici fino a pochi mesi fa. Però ci hanno abituato così bene questi due lì davanti che oggi ci saremmo aspettati tutti fuoco e fiamme. Purtroppo non è andata così, Pogacar dimostra di essere un gradino sotto Vingegaard, anzi Vingegaard dimostra di essere superiore a tutti e di avere il comando della situazione, seppure anche oggi secondo me ha perso un'occasione per mettere almeno un'altra trentina di secondi, non dico di partire a 5 dall'arrivo, ma almeno l'ultimo chilometro o 2 chilometri dall'arrivo, quando si è visto Pogacar far quella mossa e andare indietro, secondo me poteva provare uno scatto almeno lì, togliersi quella paura di dosso che ha, perché secondo me ha paura di sbagliare. E alla fine non gli si può dare neanche torto a Vingegaard, alla fine non ha 20 secondi in classifica, quindi voglio dire, a 2 minuti e 20 può anche star lì e gestire la situazione. Fuori classe totale Pogacar comunque, perché nella volata, se ve ne siete accorti, ha fatto finta di partire, di sedersi, di essere finito, costringendo Vingegaard a sua volta al contrattacco, a fare la sua volata, e lì e poi è valso lo spunto veloce che invece ha Pogacar, e almeno lì ci ha fatto divertire tanto. 3 tappe, magra consolazione, forse domani arriverà anche la quarta, però credo che il tour è chiuso a meno di una crisi proprio di Vingegaard. Speriamo bene domani, ciao. Beh, è chiaro che ti fa Pogacar, Giovanni. No, sì, beh, non sono si è così annoiato. Si è annoiato oggi. Ho visto no, di peggio, quello, ecco, mettiamola così. È quello che ho detto io prima, cioè anch'io mi aspettavo un attacco di Pogacar, ma no, non mi meraviglio che Vingegaard non abbia attaccato. Questo non mi meraviglio, perché se aveva 30 secondi poteva anche attaccare, ma 2 minuti e 20 se la può gestire tranquillamente nella cronometro. Non ha bisogno di attaccare, magari rischiare di andare in crisi in un momento, è caldo, lui può stare tranquillamente lì, se Pogacar non l'attacca non ha nessun problema in questo momento. Berta, come l'hai vista la tappa oggi? Invece io mi sono divertito, mi sono annoiato di più ieri. Ieri si sapeva, se la sono giocata loro due, che è già qualcosa rispetto ai pronostici. Poi, comunque, che fatto completamente sbagliato. Qualcosa è successo già dalla seconda salita, cioè non hanno aspettato. Esatto, come sono messe le squadre, hanno fatto. Cioè, sapete cosa mi dispiace di oggi?
per Ciccone, perché Ciccone oggi lo vedevo, non carica. Sì. Lo vedevo bello pompato per andare a prendere, cercare di rientrare in lotta per la maglia. Anche se nel primo GPM ha perso la volata a Gaethje, ma Gaethje era rimasto indietro, poi Ciccone si poteva andare a giocare il secondo posto a Valluron e poteva quantomeno rientrare, andare lì a 5-10 punti da Gaethje. Il fatto che invece che forse è rientrato Pogacar, è rientrato sia Vingegaard che Pogacar, sono rientrati tutti e due. Quello è il problema. A questo punto, se domani la interpretano come oggi, se domani Gaethje non va in fuga, ha perso la maglia qua. Sì. Questa è la verità della situazione. Infatti, guarda, parlando della tappa di domani, Rinaldo, spiegaci secondo te cosa succede domani, visto che il Tour l'hai corso e i Pirenei li hai affrontati. Obisque, Spandelez e Otacam. Cioè, praticamente da 90 km al traguardo c'è una salita dietro l'altra, senza riposo, diciamo. Domani come la affronti? Allora, Jesk sicuramente ha lo spazio per andare in fuga, sicuramente domani ci sarà battaglia, sono convinto che la fuga partirà dopo 40, 50, 60 km fatti a tutta, perché non essendoci una montagna all'inizio, essendoci pianura, tutti vorranno andare in fuga e sarà difficilissimo andare in fuga domani. È difficile perché se aveva la squadra completo Pogacar, ti potevo dire che fin dalla prima salita provare a fare selezione, isolare un po' Vingegaard e poi provare su Otacam a fare la differenza. Anche se, ripeto, secondo me Vingegaard in questo momento è superiore a Pogacar. Comunque domani, Rinaldo, la tappa a me sembra molto più dura rispetto a quella di oggi. Forse è molto più dura. Le salite sono tutte e tre salite molto più lunghe di quelle di oggi. Le pendenze sono in tutte e tre le salite molto più difficili di quelle di oggi. E quindi questa, secondo me, insieme alla tappa del Granon, sarà la tappa regina del Tour de France. Dipende poi come la affrontano, chiaramente. Sì, però domani sarà, io ti ripeto, domani sarà una tappa velocissima, cioè velocissima e durissima, perché avendo tutta questa pianura prima della prima salita la fatica come oggi andare a fuga. Come? Dicevo, farà fatica forse un po' come oggi andare via la fuga nei primi chilometri di pianura. Ma sì, io sono convinto che domani la fuga partirà dopo 60 chilometri, 50-60 chilometri, e sarà una tappa veloce perché è corta, non è lunga. E la prima salita, dopo quanto c'è la prima salita? Dopo un'ottantina di chilometri? Allora, è dopo 58 chilometri c'è lo sprint e poi dopo inizia subito lo bisque. C'è caso che la fuga di giornata vada via sullo bisque. Probabile. Sì, solo sì, che se provano ad andare sullo bisque, dopo forse... Se Pogacar si chiamava... a contenerla. Si fosse chiamato Pantani... partiva sull'Obisque. Questo è sicuro al 100%. E domani uno scatto ce lo regala sull'Obisque, però quel lato gli va dietro. Però domani... Ah sì, sicuro. Sì, domani sarebbe bello vedere battaglia fin dall'Obisque, perché è l'ultima difficoltà, poi c'è solo la croce. Quindi è l'ultima difficoltà. Quindi ragazzi, Mirta, chiudi te e penso a tutto te, ok? Io sono l'ultimo paziente da bere. Alle 19:30, grandissimo. Ciao. Ma torni? No, ci vediamo, io e Fede ci vediamo stasera. Ah, ragazzi, su Twitch, dalle 22, siamo su Twitch, io, Alberto e François per tornare, poi lo vedrete, alle 22 su Twitch. A dopo. Sorprese su Twitch. Ciao. Noce, oggi... Wout van Aert ha vinto. Sta collegando i cavi. Aspetta che sta. Aspetta, vediamo delle immagini un po'. Su e giù. Su e giù come la tappa di domani. Sì. Comunque devo fare veramente ammenda di quello che ho detto ieri, che prevedevo la fuga. Ho completamente scazzato il pronostico in modo clamoroso. Vlasovi 40 minuti, dai, ha perso meno. Anche Vlasovi 40 minuti. Tra l'altro, a Bardet che prendeva 20 minuti, ne ho beccato uno ieri.
Tra l'altro Vlasov deve tenere duro domani, perché a cronometro va decisamente più forte, sì, di quelli che ha davanti in classifica, e da Quintana in giù, per cui potrebbe recuperare. L'unico che si è andato oggi posizione. È alla fine è Yates, eh? Sì, che mi sembra di aver capito che non stava bene, forse era la febbre, ha detto a fine tappa, se non ho capito male, quindi io non vi sto sentendo adesso, ragazzi. Ci senti, Noce? No. No. Allora, in questi casi come funziona? Vediamo un po'. Esci e rientra. Esci e rientra. Se non mi sente, prova a fare no, i gesti. No, no, l'ha detto. Grande. Sì, abbiamo discusso, ecco, vediamo un po', qui ci chiedono quanta pianura c'è tra la seconda montagna e l'arrivo. Pianura ce n'è, praticamente non ce n'è, perché c'è discesa, pochissimo fondovalle, poi 13 km finali verso Otakam, che è una salita veramente lunga e sfinisce. Sì, oggi Pidcock anche male. Pidcock è uscito dalla top 10, credo, in maniera definitiva. Ci senti adesso, Noce? Sì, adesso vi sento. Ottimo, ho ripristinato tutto. Ti volevo chiedere di Wout van Aert, che oggi ha vinto matematicamente la maglia verde, come se fosse una sorpresa rispetto al tour che sta facendo straordinario. Cosa diciamo di questo campione che ci ha fatto emozionare anche in questo tour? No, vabbè, c'è da dire poco, che è veramente un grande campione. Secondo me la maglia verde la vincerà per molti anni, perché uno che va forte in volata così, uno che va forte al cronometro, uno che va forte in salita. Poi magari qualcuno esagera anche un po', perché iniziano a dire che dovrebbe puntare anche a un grande giro, ma... Mi sembra un po' esagerato. Sì, è troppo esagerato, perché... È vero che è un grande campione, però non può puntare a un grande giro Wout van Aert. È veramente forte, torno a ripetere, sicuramente la maglia verde può portarla a Parigi per altri anni, molti anni, però ecco, mettergli già così l'etichetta di vincitore di un grande tour, secondo me è un po' esagerato come cosa. Questa è una bella domanda di Davide, che ti chiede: quale corridore di oggi in gruppo ti assomiglia di più? Come caratteristiche? Oh. No, è difficile. Intanto che ci pensi, la domanda ovviamente classica sull'Italia in questo Tour de France, male, 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 per non dire altro. Pochissimo abbiamo fatto vedere, con Bettiol un secondo posto, con rammarico Amand e un Caruso che non è mai entrato in condizione, fuori gioco dalla classifica generale fin dalle prime tappe, c'è poco da salvare, no? Adesso in Italia sinceramente c'è veramente poco, perché i corridori ce l'abbiamo, non abbiamo corridori da un grande giro, anche se speravo che Caruso poteva salvare un po' la baracca, nel senso che è stato coinvolto un po' in quello che è successo alla Bahrain, Caruso, perché anche Mohoric, cioè nessuno di quelli lì va, nonostante abbiano preparato solo il tour, io non so quello che possa essere successo, magari come dici te, quella situazione lì che l'ha un po', però non siamo messi bene. Bettiol va forte, è uno che deve puntare alle tappe, ci è andato vicino nella tappa che ha vinto Matthews, però ecco, siamo proprio in questo momento fuori da tutto. Io non ho mai visto un italiano o poter dire speriamo che oggi possa fare il numero, a parte Bettiola. Dopo non ho più visto nessuno. Sì. O venerdì Bettiola o sabato Ganna, se no la vedo male. Le ultime speranze. Anche questa domanda di Mauro è molto interessante. Cosa pensi dei fuga bidonari?
come li chiamiamo noi. Esatto, era una pratica così diffusa anche ai tuoi tempi, rientrare in classifica generale grazie alle fughe bidone? Vedi Menties di quest'anno? E Martin, o di solito Guillaume Martin. Guillaume Martin è lo specialista. Sì, ma sono sempre esistite, sono sempre esistite queste cose. Poi forse quest'anno diciamo che ci hanno provato ancora di più, avendo una UAE decimata e non avendo corridori, anche quando c'era Pogacar in maglia gialla, tanti ci provavano. E, però ecco, ci provi, è vero che magari puoi fare ottavo, nono, settimo al Tour de France, ma una squadra come la Jumbo ti tiene sempre sui 7-8 minuti, non ti fa mai rientrare in una situazione veramente pericolosa. Però ecco, le fughe bidone ci sono sempre state. Chi era lo specialista in quegli anni quando tu correvi? C'era uno che anche le organizzava Oscar in qualche modo? Oscar Pereiro. Oscar Pereiro è uno che ci ha dato dentro. 30 minuti di fuga. Vabbè, lui è andato anche parecchio bene. Eh sì, decisamente. Quello che non è successo a me. Io ho preso la maglia gialla con 6 secondi su Contador e 8 su Armstrong. Sono però un po' pochini. Però 8 tappe sì, l'hai tenuta. No, diciamo che dopo ho trovato anche il percorso un po' adatto alle mie caratteristiche, anche se qualche tappa sono riuscito a passare delle salite importanti. Però ecco, quando prendi... Io mi ricordo in una tappa che Frank Schleck mi disse proprio questa cosa qui, mi disse: ma te non farai mica la fine di Pereiro. E io lo guardai e mi disse: lascia stare. Non c'è pericolo. Ho 6 secondi su Contador, 8 su Armstrong. Ci voleva un po' di più, un bel po' di più. Tra l'altro in quel tour è la tappa di Verbier che poi Contador scattò in faccia ad Armstrong, no? Erano compagni di squadra, giusto? C'era un bel clima in casa. Beh, gli scattò in faccia anche quando presi la maglia gialla io. Sì. Perché se stava, loro facevano la sua gara, perché se Contador non parte in quel momento lì, magari riesco a prendere la maglia magari con un minuto, due minuti, ero un po' più tranquillo, sempre non pensando al Tour de France, è normale, però ero più tranquillo. Di tenerla più giorni possibile. Sì, ma poi un attimino più rilassato, perché io tutti i giorni dovevo stare lì in mezzo alle volate, roba varia, perché se prendi una caduta prima dei 3 km, 6 secondi è un attimo perderli, capito? E poi sì, a Verbier diciamo che avevo già messo un conto di perdere lì la maglia e poi riscattò sì in faccia Armstrong, poi... però già lì Armstrong sapeva che Contador era superiore a tutti. Tu hai fatto una top 15 in quel tour, attenzione, comunque sei arrivato... Attenzione che arriva un ospite 13esimo. Che io potrei non riuscire a gestire. No, ti prego, chi è? Ciao a tutti. Ciao Massi. Ciao ragazzi. Ciao. Dove state andando a un concerto? Lui non lo si riconosce comunque. Dove no. Siamo tornati. Allora ascolta, spiegate subito all'ospite la situazione, tutto lo scherzo, allora, perché sennò... Vabbè, Lore, presentati da solo, cioè presentati. Tutto uno scherzo. Ah. Allora, praticamente, oggi siamo andati a fare una sessione di allenamento speciale. Io e lui. L'ho portato lui a allenarsi perché l'ho visto fuori forma, che non stava facendo tanto la vita. E allora ho detto: fermo, lo prendo e lo porto a allenarsi. Di che allenamento hai fatto oggi? Grande allenamento. Lui è il mio nuovo allenatore. Non era il procuratore, no, allenatore. Sì, è eliminato, ragazzi. Lui è il mio nuovo allenatore. È andata così, con questo cappello di paglia, tra l'altro. Comunque, vabbè, racconta che si è fatto oggi. Perché praticamente lui mi ha trovato anche squadra. Andrò nella squadra Sky News. Sky News, ah, ok. Sì. Non male. Vai. Sì, ho scelto lui come allenatore perché in costume, ragazzi, ha un pacco veramente. Ragazzi, c'ha un pacco. Siamo in fascia protetta. Esatto, sono le 7:30. Ah, sono le 7:30.
so vabbè, che te comunque, vivi il fuso orario, però comunque ragazzi, no, ora lui ha detto una cazzata, questo non è uno scherzo, a me la Sky News mi ha comprato davvero. Arrivederci a tutti e grazie. Si può sapere quanto prendi? No, ma di che allenamento è fatto? Scusami, di che allenamento è fatto? Praticamente mi faceva bere in acqua, affogava, allenamento di fiato. Ciao belli, dai, ciao ragazzi. Ciao, finisce così. Rinaldo, purtroppo queste incursioni capitano sempre più spesso, col maiale di Salvatelle. La gabbia di Matti. Hai pensato al corridore a cui assomigli, a cui ti assomiglia di più adesso? Ti è venuto in mente un nome? No, lo sai che dopo si è cambiato il discorso, non ci ho manco ripensato. Senti, ancora una domanda te la faccio invece sulla conquista di quella maglia gialla. Io, no? Forse un Bagioli, no? Bagioli? Ci potrebbe stare, sì. Sì. Uno che ci tiene che dà il meglio di sé sugli strappi, se mi ricordo bene, perché io ho cominciato a seguirti da quando ero abbastanza piccolo. Non l'entusiasma, vedo, però. No, però come caratteristiche. Certo. No, ci può stare tranquillamente, è giovane, secondo me, ecco, Baciolino può fare una bella carriera. Se sta concentrato in una bella squadra dove gli danno molto supporto, può fare una bella carriera, sì. Ti volevo chiedere della maglia gialla, no? Quando l'hai conquistata, come hai trascorso quei giorni? Che cosa cambia nella vita di gruppo anche, no? Di un corridore che indossa la maglia gialla e che magari non è abituato a indossarla, era il tuo caso. Allora, dentro di me sinceramente è cambiato poco niente, anche se ho avuto un paio di giornate un po', diciamo, fuori di testa, però ecco, non ti rendevi conto neanche te di quello che avevi fatto, però cambia tanto fuori con le persone. Io mi ricordo un aneddoto: il giorno dopo che ho preso la maglia gialla sono arrivato alla partenza, che un massaggiatore mi fa: vengo con te al foglio di firma, e io lo guardo e gli faccio: dove vai? Vado da me, come ci sono sempre andato, non è che ora perché ho la maglia gialla. E io mi ricordo, sono sceso dal bus e mi è toccato tornare su e dirgli: avevi ragione, vieni con me, perché sennò io al foglio di firma non ci arrivo. Perché io gli dissi anche: non è che sono Contador Armstrong, cioè nel senso scendo, vado al foglio di firma e torno tranquillamente. E invece i francesi per questa cosa qui sono fuori di testa, sono veramente fuori di testa. Però ecco, sono stati 8 giorni bellissimi, poi mi ricordo che sono restato in Francia altri 20 giorni per fare circuiti, e l'affetto dei tifosi è veramente fuori dal normale, che da noi non esiste, cioè è proprio un'altra cosa. È bello anche perché poi qualunque nazionalità sia la maglia gialla, c'è sempre più o meno lo stesso affetto, poi è chiaro che i francesi hanno qualcosa in più. Ma tra l'altro con quello che tocchi con mano alla fine quello che hai fatto, cioè... Sì, è difficile realizzare subito, poi dopo io non lo so perché sono ben distante da quelli. No, nessuno di noi lo sa. Me lo immagino. La mia fortuna è averla avuta per 8 giorni. Lì ti rendi veramente conto di quello che è. Sai, delle volte la prendi, la riperdi il giorno dopo, sono convinto che non ti rendi... Sì, sai che hai vestito la maglia gialla, ma non ti rendi conto di quello che c'è tutto intorno a te. E veramente sembrava, avendo con me nel gruppo Armstrong, Contador, Schleck, questi corridori così, sembrava che non gli fregasse, cioè sembrava che non fregasse a nessuno di loro, e erano tutti improntati su di te. E io per 8 giorni ho vissuto questa cosa qui, veramente, cioè, veramente incredibile. Ma Armstrong è venuto a dirti qualcosa durante questi giorni, oppure era già in una fase, diciamo, della carriera dove era un po' più tranquillo rispetto agli anni prima, dove comandava il gruppo? No, lui era molto tranquillo, ma io ci ho parlato pochissimo con lui, ci ho parlato una volta, nel parlare mi ricordo che gli ho detto se era possibile avere il suo numero firmato a fine tour, o quando voleva, insomma, se mi dava un numero firmato da lui.
mi ricordo che dopo non abbiamo più avuto dialogo di niente, e io dopo la passerella ai Campi Elisei, Champs-Élysées, che tornavo in hotel in bicicletta, mi ricordo che mi ha affiancato una macchina tutta nera con i vetri neri che si è fermata accanto a me, e io lì per lì ho detto: che è qui? Ha passato il finestrino, era Armstrong e mi ha dato il numero firmato. Ah, si è ricordato, sembrava tipo un rapimento, ma poi è finita bene. O un sicario. Ora passano i finestrini, mi sparano. Senti, Berta, diciamo che è arrivato il momento della domanda delle domande, per chiudere, no, con sì, noi. Sì, no, io avevo prima una curiosità. Vai. Se lui era uno di quelli che adesso io non mi ricordo, se lui aveva solo la maglietta gialla oppure, come va di moda adesso, tutto maglietta, pantaloncini, bici, copri... Io avevo tutto all'infuori che la bici. Avevo il nastro, mi ricordo i tubolari, copertoncini gialli, però avevo tutto, sì. Calzini, occhiali, casco, tutto. Occhiali, casco, guanti, avevo tutto, sì. Ma quelle cose lì si preparano oppure te le fanno dalla sera alla mattina? Ma a me me l'hanno mai capito. A me me l'hanno, no, preparate prima, a me me l'hanno fatte, diciamo, il più velocemente possibile. Sì, da quando lo sai alla mattina dopo. A me mi sono rifatti, sì, diciamo, no, ma la mattina dopo l'avevo un paio di pantaloncini, sì, che poi sono stati rifatti perché era un giallo un po' diverso e dopo sono stati rifatti, sì. Però sicuramente una squadra come l'Astana, che ci aveva Contador Armstrong, prepara tutto prima, sicuro. Decisamente. Perché loro era più probabile. Avevano anche due carte da giocare, quindi per forza dovevano preparare qualcosa. Ci chiedono anche che rapporto avevi con Contador. Poi facciamo quella fatica. Sì. Come? Con Contador, che rapporto avevi? Esatto. No, era... un rapporto tranquillo, non è che c'ero amico, proprio amico, nel senso però parlavamo tranquilli, buono, anzi mi ricordo che in quel tour un giorno che gli dissi tranquillo Alberto, la tengo per qualche giorno, dopo quando vuoi prendila pure. No, però era un rapporto tranquillo, ecco, niente di speciale, ma niente neanche di drammatico. Ok. L'ultima domanda è un giochino che facciamo con tutti i nostri ospiti, Miguel Angel Lopez. Sempre di quelli non troppo seri. Esatto, che conosci bene. Ha creato questa, diciamo, attività parallela che però ha preso sopravvento rispetto alla sua carriera da ciclista ormai, la Domo Super Lopez, no? Questa casa in Colombia che lui affitta a non so quanti metri, 3000 metri. 2700 metri sul livello del mare, metri. In mezzo alla foresta. Nel nulla più totale. Allora noi chiediamo ai nostri ospiti di dirci tre nomi di corridori, un corridore ovviamente del passato, di quando hanno corso, ma anche attuali vanno benissimo, che ti stanno un po' sulle scatole, che con cui ci hai litigato, hai avuto a che fare in maniera negativa e che manderesti proprio in Colombia. O che non ti stanno simpatici a pelle. Anche o che non ti stanno simpatici a pelle, ecco, mettiamolo anche così, così magari hai più scelta. Ma allora... Vai, primo nome. Anche del passato che hanno smesso, sì, come hai detto. Sì. Tutto fa brodo. Due te ne dico subito. Due sono i fratelli Schleck, subito, sì. Ah. Via. Come mai? Motivazione? Insieme li mandiamo, tra l'altro. Insieme. Insieme, sì. Ma la motivazione è che, diciamo, a pelle, però erano un po' in bicicletta, sono sempre stati un po' prepotenti. Nel senso, no, prepotenti, un po' si sentivano campioni, e quando erano in gruppo... dovevi lasciargli, è come se dovevi lasciargli un metro, loro, intorno a loro ci deve essere un metro senza biciclette, senza ciclisti. Mamma mia, ho sempre visto questa un metro di sicurezza qui. Sì, ho sempre visto un po' questa cosa qui, che hanno trattato male altri, che magari anche quando sei vicino allo sprint, che magari le tocchi perché sei un po' nella confusione, ho sempre visto un po' di così, e non diciamo che non ho avuto un bel rapporto con loro, cioè nel senso, anzi,
più le potevo tenere a distanza e meglio era. Questo sì. Ok, dopo il terzo. Non è facile. No, però secondo me qualcuno ti viene in mente con cui magari hai discusso quando correvi, oppure qualcuno che adesso a pelle dici no, questo corridore proprio non mi sta non mi va a genio, perché per il modo di correre, per le facce che fa, non lo so. E poi ripensandoci, che non mi vengono a mente, però pensandoci ora dico madonna, ma ce l'avrò avuti tanti che a pelle. La lista è lunga. Però adesso ripensandoci è difficile, ma ce n'avrò dicono Bobby Unges, così fai il trio di lussemburghesi. Ma lui sinceramente non mi dà proprio Buonni, eccolo. Buonni. È uno dei più scelti, ti dico solo questo. Via. Chiudetelo in casa la sua 2700 metri e apritelo fra qualche anno. È uno di più scelti e non so il motivo, non riesco a capire come mai è così pulito nelle volate. Che... No. Ma io mi ricordo una volta mi sono presa la Vuelta. Con lui? Sì, eravamo in una discesa e stava scendendo come uno scemo proprio. entrava dentro alle curve, dico ma se scivoli butti giù tutti qui, e me l'hai preso un po' così di qua e di là in fondo alla discesa mi trovai in terra, ma lì non gli dissi niente. La mattina dopo venne tutto fasciato, io ero alla firma, al foglio di firma, che mi voleva picchiare, era tutto fasciato. No. dico ma che fai, lo vedi come sei conciato, e la colpa è la mia. Io te l'avevo detto di andare piano, ma a me mi tratti così, di qua e di là. No, dico, sei uno scemo. Allora vieni dietro al cambio. Faceva così, dico allora tu. Incredibile. Vai, così. Non è mica colpa mia se si faccia, io te l'ho detto, sei un cretino. Sei fasciato così perché la colpa è la tua, mica la sì, mia. Sì, ma che poi, cioè, se fai così con te, ma immagino quante litigate abbia avuto con altri corridori, perché penso che proprio una testa calda così è imprevedibile. Sicuro. Lui perché fa la box e pensa che non ha paura di nessuno di qua di là, ma la bicicletta è un'altra cosa. Cioè, tra l'altro oggi la prossima volta che verrà e ritornerà a Bettiolle, avremo uno da mandare alla Domo, se avete visto bene la tappa di oggi, che è una stana, penso sia Dombrowski, con cui ha litigato oggi. Sì. Qua ti ho trovato impreparato, Carlo sì, Lorenzo. Sì. Mi sfugge. Non lo so, non l'ho visto neanche io. Dobbiamo, no, una scaramuccia inizio tappa quando volevano andare in fuga. Ok. Quella stretto verso il guardrail. Secondo me magari sui video di Eurosport qualcosa c'è. Sì. Noce, grazie mille. Dai, ci torni a trovare. Sì, quando avete bisogno fatemi sapere voi. Un abbraccio, molto volentieri. Vai, ciao, grazie, buona serata. Ragazzi. Un abbraccio. Ciao. Oh, finalmente uno che dice le cose come stanno e come stavano. Finalmente, esattamente. Oh, ma allora, no, ma io a me piacciono tutti. No. Qualcuno sul cazzo ti deve stare, se no non è. Vai. Allora, l'arrivo di oggi. Ditemi se vedete. Yes. Allora, Pogacar, Vingegaard, un grandissimo e fenomenale McNulty. Non so se Fede ha fatto... No, ha parlato di Bjerg. Ha parlato del lavoro di Bjerg e McNulty sì, ha fatto il suo. Sì. Vabbè. Geraint Thomas, quarto, 2:07. Si è gestito, ma per il podio va più che bene. Sì. Quinto, un buon ottimo Lutsenko. Sì. Sesto, inaspettatissimo Bardet, che ieri non ci avrei dato un centesimo su Bardet. Settimo, Godù. Ottavo, un altro errore di ieri, di quelli che avevo detto, delle previsioni fatte, è Vlasov. Nono, Menties. Decimo, Quintana. Undicesimo, Schulz. Dodicesimo, che continua l'incubo, Massa. Anche oggi male. Poi Madouas, Ciccone,
in discreta ripresa e Bobby Ungels. Va in fondo a vedere che è arrivato ultimo a 10 secondi dal tempo, esatto, tempo massimo. Dicevano a 10 secondi dal tempo massimo, sì, da solo, salvato, fuori di 3 minuti, a 3 minuti e sì, 47 dal penultimo. Il tempo Fabio massimo, Rizzo, avevo letto prima, era 37 minuti e 3 o 4 secondi, se non ricordo male. Quindi si è salvato veramente per il rotto della cuffia. Però se così oggi, domani deve domani sperare che sia un po' più... un po' più attendista la tappa. Andiamo alla maglia gialla, sempre Vingegaard, il margine si riduce, per così dire, a 2 minuti e 18. Terzo, che veleggia ormai verso il podio. Sì, ormai sicuro. Quarto e quinto, nel giro di 4 secondi, ci sono Quintana e Bardet. Romain Godou. Romain Bardet invece guadagna 3 posizioni e arriva al sesto posto. Settimo Mentis, ottavo Vlasov, nono uno a un quarto d'ora, oggi veramente saltato Yates, l'altro è Pidcock. Mas incredibilmente guadagna una posizione, Lutsenko pure, Poles pure, Madua pure, il grandissimo Bobby Ungels o Ungels Bob è quattordicesimo, sì, top 15, quindicesimo Tom Pidcock, ormai... che è scomparso, no. Tra l'altro si è staccato dopo Yates e ha preso circa 15 minuti in più, se non sbaglio, o 10 minuti in più di Yates, sì, quindi proprio crollo totale. Era da un po' che lo guffavamo anche lui, no? Ma sì, quando si stacca Pidcock, quando si stacca, si è staccato. Andiamo a vedere la verde, che mi pare abbia vinto aritmeticamente, sì, aritmeticamente Wout van Aert, secondo Pogacar, come avevamo detto ieri, questa l'abbiamo azzeccata, non avrebbe mai potuto insidiarlo. Terzo Philipsen, quarto Pedersen, quinto Jakobsen, sesto Matthews, settimo Laporte, ottavo, nonostante il dominio per ora, incontrastato, Jonas Vingegaard. Berta, i primi tre prendono i punti al Fanta, sì, giusto? Okay. Sì, sì, i primi tre. Maglia Com, Simon Gecke, 64 punti. In risalita sia Vingegaard, se la deve sudare Gecke. Domani dipenderà tutto, secondo me, da come va la tappa. Se non parte da fughe come è stato oggi, che si arriva ai 100 dall'arrivo quando iniziano le salite, o gli 80, adesso non mi ricordo più bene quanti sono, con la situazione ancora con un gruppo praticamente compatto, allora lì sì che veramente uno tra Pogacar e Vingegaard rischia di strappargli la maglia. Sì. Io sono ancora per Gecke, però non si sa mai. La suderà, la deve sudare. Esatto, la deve sudare, questo è sicuro. Questa è la classifica maglia più bianca, incerta. Un leggerissimo vantaggio di Pogacar su Pidcock, solo mezz'ora, e un'altra mezz'ora Brandon McNulty, che ha scavalcato Matteo Jorgensen come ultimo gradino del podio. Andiamo a vedere anche la classifica squadre. Ineos davanti a Groupama di mezz'ora, e a 47 minuti c'è la Jumbo Visma. La UAE Emirates, che è rimasta con, se non sbaglio, 4 corridori. 4, sì. Esatto. Facciamo 3 e mezzo, perché Hirschi, poverino, cioè, non si è mai visto. È a un'ora e 20 quarta. Direi che abbiamo detto tutto. Ricordo l'appuntamento di stasera alle ore 22 con me, con Fede, con il Redivivo François, per cominciare l'avventura su Twitch, la nuova avventura su PCM, scelta dei corridori, stasera ci sarà un po' di tutto, inventiamo perché non sappiamo neanche noi bene come siamo si messi, faranno le ore piccole, però se ho capito bene no. Io a mezzanotte, io ho dato disponibilità 22-24, ma ho qualche dubbio sulle 24, comunque non so di che giorno, sì, le farà Fede che non c'è niente da fare tutto il giorno. E poi noi ci rivediamo domani sera. Qui che è in background. Lui è sempre lì pronto a entrare. Con poi domani François, sera. Con le bottigliette d'acqua. Sì. Vai. Alle 21:30, perché domani è giovedì, quindi commenteremo la tappa dell'Ottacamma in prima serata, tra virgolette, 21:30, con ospiti e la crew, come dicono quelli bravi, di Fantacycling, sperando che il mulla torni, ma credo sia questione di pochi giorni. Ospiti? Ce l'abbiamo domani?
Sì. Ospiti, come si... Però cioè, non, anticipo, c'è. Non anticipo. Domani c'è. Ragazzi, c'è il mullah? No, c'è l'ospite. So, domani c'è. Pensavo il mullah. No, il mullah non lo so. Non a parte che ho visto uno schermo un attimo. Secondo me sta visitando il paziente e ci ascolta, cioè roba folle. No, sono stato io a inserire okay. un attimo dal background. Ragazzi, buona serata. Ciao ragazzi, ci vediamo ciao. Stasera per chi c'è, se no domani. Stasera 22 Twitch, mi raccomando. Ciao. 22 Twitch.